Celebrato anche a Lodi il 4 novembre in memoria dell'Unità d'Italia e occasione di ringraziamento alle forze armate. La cerimonia è iniziata sotto i portici di Palazzo Broletto con la deposizione di una corona d'alloro sotto la lapide che ricorda i caduti della guerra di Libia. Il corteo per le vie del centro storico per raggiungere Piazza Medaglie d'Oro. Qui la deposizione di un'altra corona d'alloro al cippo che ricorda i lodigiani, medaglia d'oro al valor militare. Il corteo ha quindi raggiunto Piazza Zaninelli per celebrare nella chiesa di Santa Maria delle Grazie la messa in ricordo di tutti i caduti, officiata da Monsignor Franco Badaracco. Infine, sempre in Piazza Zaninelli, la deposizione di altre quattro corone d'alloro al monumento che ricorda i caduti delle due guerre mondiali. Forse pronti dall'industria.
dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro alla Difesa, il lodigiano Lorenzo Guerini, i discorsi delle autorità locali. Il prefetto Marcello Cardona. Ma un momento che ha evidenziato il sentimento dell'ideale. Piazza Medaglia d'Oro, nel nostro monumento un po' sbiadito, c'è questa parola, ideali, ideali di vita, ideali che ogni ragazzo ha crescendo, magari all'inizio sembrano superficiali e invece man mano crescendo diventano ideali di vita. Loro, tutti coloro che sono morti per il nostro paese, sono morti per l'ideale, la nostro paese, per la nostra bandiera. Sono Sindaco di Lodi, Sara Casanova. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, perché domani saranno loro le madri e i padri di questa società e sarà loro il compito di rinnovarla e portarne avanti gli ideali. Non lasciate che il 4 novembre passi come un anniversario vuoto, incapace di parlare alle coscienze. Riempitelo di significato, immaginate le speranze e le aspirazioni di quei ragazzi che andarono in guerra e fatele vostre. Guardate al passato e guardare soprattutto al passato sarà il primo passo per costruire il futuro e spero un futuro migliore per tutti noi. Il presidente della provincia, Francesco Passerini. Però per portare comunque con loro un sogno, quel sogno che si chiamava libertà e quel sogno che si chiamava Italia, un'Italia che da tanti e tanti anni sta crescendo, siamo un paese giovane che ha bisogno ancora di crescere, un paese giovane che ha bisogno di riconoscere le sue diversità da nord a sud, che proprio in quell'occasione fu la prima volta dove ragazzi lombardi si trovavano insieme a ragazzi calabresi, ragazzi veneti, combattevano fianco al fianco con ragazzi marchigiani. Quella è stata la prima volta nella quale si è iniziato a parlare realmente di Italia.